Olive, ora stai meglio. Un pochino. Magari a pensarci è stato un bene. Cioè, che ragazzo è uno che ti scarica solo per una ragazzina per niente esotica che non ha nulla in comune con lui e che ha incontrato in una missione di spionaggio assolutamente vera? Sì, lo so, va bene. Vorrei che non fosse mai stato mandato in quella missione di spionaggio assolutamente vera. Beh, ormai non possiamo farci più niente. Certo, a parte continuare a chiamarla una missione di spionaggio assolutamente vera. Avanti, Olive, il mare è pieno di pesci. Sì, però Dixon era il pesce più carino di tutti. Anche più carino del pesce Cebidictis violaceo. Non troverò mai un altro ragazzo. Di certo, non saresti sdraiata qui a piangere. Ti riferisci allo studio di neuroscienza cognitiva da cui è emerso che le lacrime femminili contengono un segnale olfattivo chimico che riduce la risposta romantica degli uomini? Sì. Non essere triste. Ti troverò qualcun altro. Qualcuno migliore. E non perché io mi senta in alcun modo responsabile di questo. Ma perché tantissimi ragazzi vorrebbero uscire con te. Davvero? Assolutamente sì. Sei la ragazza più desiderabile di tutta la scuola. Insomma, quale ragazza non vorrebbe poter uscire con una così... Zizu? Zing Zang? Zuzibull? Posso parlarti un minuto? È urgente, devo vedere Oksana, mi aiuta a studiare per l'esame da spia. È una tortura. Perché? È un esame molto difficile? No, l'esame è proprio sulla tortura. Riguardo Oksana, credi davvero che voi siate fatti l'uno per l'altra? Tu hai bisogno di qualcuno con cui parlare e non di qualcuno che invece ti costringe a parlare. Senti, penso che se tu guardassi in fondo al tuo cuore, vedresti qual è quella giusta per te. Ehi! Sta lontana da lui! Oksana! Tu vuoi rubare me, Dixie, caro? No, assolutamente no! Stavo parlando di Olive! Dixon, diglielo! Dixon, ma dove sei? Ti sei travestita, vero? Sei questo melone qui! Diglielo, melone! Adesso tu sei diventata mia nemica mortale! Oksana, non pensi di correre un po' troppo? Forse potremmo cominciare da nemici semplici e vedere come va, e poi in seguito passare a nemici mortali. E sarai anche disposta a provare una nemica per la pelle? Sai io che cosa faccio ai nemici per la pelle? Tu devi credermi, io non sono affatto interessata a Dixon! Bugiarda! Tutte donne vogliono Dixie Caro! Ti sbagli, questo non è vero! Io voglio Dixie Caro! Va bene, sai, questa è quella che noi a casa nostra chiamiamo buffa coincidenza. Attenta, io conosco diversi metodi per tirare fuori dalle persone la verità. Sai in quale modo la tireresti fuori da me? Chiudendo gli occhi e contando fino a 100. Io so contare soltanto fino a 20 nella tua lingua. Oh, funzionerà lo stesso. 1, 7, 4, 10, W, 6, giallo.